Benvenuti a questa ennesima puntata di Supermercati che? Passione. Siamo andati oggi all'Estelunga dopo tanto tempo, a Moncalieri in via Sestriere. Dipende dall'accento quanto sei piemontese. Esatto. Abbiamo comprato qualcosa di veloce per fare pranzo. Comunque ci è piaciuto fare spesa all'Estelunga. Sì, molto. Diciamo che ci è piaciuto. Tutte oggi. Le volte che andiamo è sempre un colpo al cuore, perché ci piace sempre di più. Anche al portafogli se non compri marchi Estelunga. Esatto. Però con marchi Estelunga non è niente male, oggi vedrete. Sì. Cosa abbiamo comprato? Siamo partiti, visto che fa caldo, con un pranzo veloce, una lunchbox, una pasta pronta con farro integrale, pomodori secchi e olive. Sì. 2,85€. Abbiamo acquistato un prodotto che ha visto protagonisti molto in discount. Abbiamo voluto provarlo, seppur sì, a un prezzo nettamente superiore. Sì, però questo qua era con qualcosa in più. Il prezzo. 2,99€ per questo hummus alle melanzane. Ci ha colpito, ci ha conquistato, ci è piaciuto per la semplicità anche, diciamo. Sì. È veramente bello, una di quelle cose che ci fa venire voglia di non andare a lavoro e pranzare a casa. È tutto più o meno. Del ragù alla bolognese, scontato a 0,99, ragazzi, 0,99. Sì. Non poteva mancare un tripudio di semplicità, una voglia, anche vista le vacanze scolastiche, una voglia di evadere, una pizzetta bianca, una focaccia bianca. Comunque a 0,93, 11€ al chilo, sembra giusta. Non finiscono le offerte di Esselunga oggi. Sì. Questa ci ha colpito, ragazzi. Ci ha colpito moltissimo. Anche per il prezzo. 0,50 questi wafer alla nocciola. 0,50. Sì. Ancora meno i discount. Sì, perché i discount sono 0,75. Sì, per carità, sì, c'è la tripla fila, però questo è Esselunga. Ora abbiamo un succo ricco di natura, se lo dicono loro ci possiamo credere. Quanta natura c'è in questi coloranti al petrolio che usano per le bottiglie? Comunque, succo, pesca e avena. Sì. Ormai hanno capito, fanno come i cantanti nelle canzoni estive, uniscono le parole e fanno più visualizzazioni. Pesca e avena fit, pesca fit avena. Pesca fit avena, sì, è vero. Fit perché fit. No, perché se c'è l'avena è fit sicuramente. Se c'è l'avena, Cristina d'Avena, tutte cose comunque piacciono. È vero. Partiamo con questa pasta meravigliosa. Non è farro. Sì, ma io mentalmente non ce la faccio dire quanto okay, fa. Okay, che il mio cervello cerca di evadere da questa cosa dietetica, no? Zerbinati. Questo qua è consigliato per i tipi e le tipe che proprio si fanno mettere sotto. Esatto. Cioè, tipo quelli che non escono mai con gli amici perché la tipa gli dice no. No, Le sottone clamorose. Quelli che non vanno mai a ballare perché. E il tipo me lo dice. Questo è per i sottoni. Ecco. Zerbinati. Ragazzi, ma che bello è quando il marketing ti... Guardate, ragazzi, vi danno tipo 20 grammi in meno di pasta, però vi danno la forchettina. La forchettina con anche il cucchiaio. Caspita. Questo qui è che per pettina si cavei. Che ne dici? Buono, ma sono pronto dei conservanti, sai? Non lo so. Mi sarei aspettato... È buono? Mi sarei aspettato qualcosa di più. Io non vedo pomodoro secco. Si sente il gusto. Si sente il gusto, però. Sì, in effetti quello anch'io. Però ho sentito il gusto di tutto. Però ha un po' tanti conservanti. Cioè, io non lo consiglierei più di tanto. Sono anche per il prezzo. Questo che è buona. No, è buona, eh. Però quella da 1,60€ alla INSA. Esatto, è quello che dico. Cioè, per costare un euro in più, ovvero il 30% in più, devi darmi un prodotto ancora. È buono. Un prodotto ancora migliore. Io come volta darei tipo un 6,5-7. Sì, costasse meno anche 8, dai. Però costa. Cioè, 2,85€ un po'. Prezzo. Buono. Appunto, da Zerbinati, proprio per i sottoni che... È vero. No, comunque, se siete all'Estelunga di corsa, dovete fare un pranzo, ve lo consigliamo di sì, sicuro. Sì, certo. Adesso non diciamo le cose. Però... Anche perché, quasi 3 euro non sono tantissimi per un pranzo. Noi vi parliamo per interezza, visto che abbiamo fatto 120 esatto, puntate. Anche di più, forse. Sì, forse siamo oltre 120, sì. Siamo all'hummus alla libanese. Stavo col libanese, sai chi è il libanese? Il romanzo criminale non l'hai mai visto? No. Terribile! Ma come l'hai visto? Non l'ho mai visto. Comunque, parla della banda della Magliana. Noi siamo invece sì, la... No, la so, la, cioè, so prima la storia. Noi siamo la banda della... della Maiala. Non della Maiala, Miriam! Della Magnata! Ah. Della Maiala. No, pensavo Maiala perché mangiamo un sacco. È un sacco? Allora,
La consistenza è un po' diversa, se già... È un po' troppo papaganuscio odore. Che dici? Ah, questo è buono. Cioè, a meno io personalmente non lo ricomprerei perché non è il mio gusto. Però è molto buono, come sugo già ci sta, ci starebbe benissimo. Sì, lo stesso discorso che abbiamo fatto per pasta. Le... Esatto. Questo qua sulla focaccia bianca, o sulla focaccia, sì, infatti. È buono, ragazzi. Costicchia. Costicchia dovrebbe essere il gusto di papaganuscio. Dovrebbe esserci nel doppio, secondo me, ti dico la verità. E non capiamo perché non riempiono una cosa, alla fine sono ceci e melanzane, ragazzi, ma riempite queste confezioni. Come gusto ricorda le melanzane sott'olio della Josephine, per chi le mangiava, quelle melanzane sott'olio condite con il peperoncino, quel gusto lì. Comunque è molto buono, è molto buono. Sì, sì, sì. Che voto daresti? 7,5 solo per il prezzo. 7,5 io darei anche un 8,5. 8, sai? Sì, allora 8, dai, io 8, sono 8,5. È molto buono. Perché è molto buono. È molto buono, ragazzi, molto. Siamo giunti ora al ragù alla bolognese. Il profumo mi piace. Profumo, anche il colore non mi attira moltissimo, perché sembra il colore radioattivo, un colore la parte radioattivo sopra, però la parte sì sopra. Infatti è probabilmente magari... perché c'è tanto ossigeno all'interno. Che dici? Niente di che. Per me è molto molto buono. Sì? Ma appunto perché non è niente di che. Cioè devi contare che il ragù, magari sì, devi contare, magari ragione, devi contare che il ragù è un sugo molto presente nello spaghetto, quindi se sa troppo ti nausea. Questo è molto delicato. Io ho sentito il sedano e la cipolla, li ho sentiti differenti bene. Comunque vorresti un po' più carne all'interno. Sì. Però come prodotto è buono, diciamo. Sì, no, come prodotto è buono. Io darei un 8 comunque. Io anche 9, per il prezzo 9, ragazzi. Beh, era scontato, però oggi Esselunga si merita 9. Oggi Esselunga si merita 9, sì, certo. Secondo me Miriam 8. Comunque, ragazzi, è veramente buono. Ve lo consigliamo tanto. Veniamo ora alla focaccia. Base. La focaccia è il simbolo della libertà. Allora... La focaccia ha delle caratteristiche ben precise, deve essere unta lo è, sapida, ottimo profumo. Che dici? Spaziale, salata al giusto. Brava, anche per me è buonissimo, ragazzi, è unta al giusto, salata al giusto, è buonissimo, sì. È buonissimo. Per me è un po' troppo olio, ma perché io personalmente non amo moltissimo olio, però mi rendo conto che in questa focaccia qua se ne ha portato un po' di meno, sarebbe stato troppo poco, per cui... Io come voto do 9. Non, anch'io. Non me l'aspettavo così buona. È da un po' che non lo dico, ragazzi. Buona. Cioè, mi viene proprio voglia di mangiarne. Di mangiarla. Veramente buona, buona. Mamma mia. Di mangiarla? L'avresti mai detto? Siamo arrivati al momento wafer Esselunga. Giallo, ragazzi. No, vabbè, ma scusa, ma perché Esselunga non ci chiama? Il giallo come i tuoi occhiali. Te? Che dici? Spaziali questi. Fanno salire il gusto di nocciola dappertutto e non c'è troppo zucchero. Brava, anche secondo me non manca fortunatamente quello zucchero, esatto, alla fine. Quello zucchero in più, perché lo zucchero c'è certo. Ma non è... Però non è preponderante, se, come veramente tutti gli altri discount. Questo è veramente è un wafer, ragazzi, eccezionale. Sì. 50 cent. E costa anche di meno. 50 cent, veramente buono. Buonissimo. Buono. Voto? 9. Almeno. Almeno, sì. Io do anche 9,5. No, veramente. Sì, no, ci sta, forse ci sta. Sono proprio buoni, buoni. Dovremmo valutare prezzo, tutto. Sorpresa. Infatti. Buono, cioè, dalla Loacker mi sarei aspettato questo. Anch'io. Questa è la novità. Il pantalone non mi sta. Assaggiamo ora questo succo ricco di natura. Prego. Di natura. Che dici? Mi avevo conquistato all'inizio, adesso non lo so, non lo so più di tanto. Sì, comunque con abbinamento top, bella idea. Però sì, esatto. Bella idea. Si esaltano, si sostengono come gusti, non sì, trovi? Sì. Veramente una bella idea. Solitamente sono cose questo mi piace veramente tanto. Come zuccheri, cosa dici? No, vanno bene. Vanno bene? Più che bene, sì. Io dico che è un ottimo prodotto. Indifferentemente dal prezzo, è un Santal, quindi Santal uno non è che. Io come voto starei molto alto, comunque, starei almeno 8. Anch'io, io 8,5 sarei. 8,5, proprio buono buono, ragazzi. Anche perché lì, se avessero aggiunto gli zuccheri, sarebbe stato troppo. Non me l'aspettavo così buono anche questo, bisogna dirlo. Sì. Veramente buono. E lo sto guardando perché non voglio, solitamente cerchiamo con i prodotti di marca di non di un esempio, però bisogna dire che la Santal è veramente brava. Sì. Avevo già provato qualcosa Santal, mi sembra. Un altro succo. Sì, l'abbiamo provato sicuro, abbiamo provato più tutto. Però... ragazzi, secondo le puntate dovremmo essere come meglio tipo provati 600-700 prodotti circa per il nostro di più. Di più,
Comunque Santal si conferma un'ottima, un'ottima marca, ve lo consigliamo, sì, detto sinceramente. Dopo quest'ultimo consiglio vi ricordiamo di seguirci su Instagram, da Supermercati che passione è tutto, alla prossima puntata, ciao ciao.